Si è chiuso in questo istante il Day 2 delle ISOP, evento numero 9 della stagione 2015-2016 e siamo in compagnia del chip leader dei 10 rimasti che domani si contenderanno la prima moneta da 12.500 euro, Massimo De Mauro. De Mauri. Allora Massimo, quante chip hai? 2.215.000. È buono, il leverage in questo istante segna 1.200.000, quindi insomma hai quasi il doppio del leverage. Ascolta, come pensi di giocare domani questi momenti conclusivi di queste ISO? Ma io strategie particolari non ne ho, mi adeguo sempre a diciamo dei dati oggettivi, appunto quali leverage, il numero di giocatori al tavolo, lo stack, in particolare parliamo sempre di stack effettivo, quindi si prescinde anche da quello che può essere il mio stack personale. Io ormai ho una certa esperienza e ho elaborato tutta una serie di range, diciamo molto oggettivi, non ho strategie così del momento particolari, soprattutto basate sui giocatori. Ecco. Ok, quindi molto matematico. Bene, domani si riprende in 10, poi ad 8 diventerà tavolo televisivo. È il tuo primo tavolo televisivo, ne hai fatti altri? No, il mio primo tavolo televisivo è stato sempre in un ISOP 2015, dove sinceramente devo dire che non ho rimediato una figura bellissima e spero di riscattarmi in questa occasione. Bene, allora in bocca al lupo a domani. Massimo, vai a dormire, vai a riposare perché domani si comincia presto. Buonanotte a tutti e ci vediamo domani per il final day dell'evento 9 delle ISOP Season 2015-2016. Buonanotte. Buonanotte e arrivederci a domani.